UED, Ivan Gonzalez, polemica sui social, ha scelto per paura di rimanere solo. Dopo il serale, sui social arrivano le prime critiche. Teresa Langella, presente alla scelta di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, scoppia in lacrime. Nella serata dell'1° marzo è avvenuta la tanto attesa messa in onda della scelta definitiva dei due tronisti, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i quali sono stati chiamati a scegliere tra le loro corteggiatrici. Molto emozionante è stata la scelta serale dello spagnolo, Ivan, il quale ha dichiarato di aver sempre avuto paura dell'amore e di non essere mai riuscito a trovare la donna giusta per lui. Ivan Gonzalez, la sua scelta riceve critiche sui social. Nelle ultime ore, però, la scelta di Ivan Gonzalez ha ricevuto alcune critiche sui social, secondo alcuni infatti avrebbe fatto una scelta di circostanza, perché sarebbe stato spinto dalla paura di rimanere solo. L'ormai ex tronista spagnolo è stato inondato dalle critiche, giunte sui suoi profili social, tra cui i seguenti commenti scritti da alcuni utenti: secondo me non hai interesse per Sonia, scelta business, andranno a Temptation Island, Sonia scelta perché non vuole stare solo. Lo abbiamo capito tutti ormai, fai ridere. La scelta di Ivan Gonzalez, ex tentatore al docu-reality sui tradimenti Temptation Island VIP, può dirsi ricca di momenti emozionanti. Allo speciale dedicato allo spagnolo, non sono mancati tra gli ospiti alla festa nel castello la web influencer e pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, che ha vestito Ivan con uno smoking blu mozzafiato, e la stellare Valeria Marini, la quale viene ricordata per il presunto flirt avuto con il fascinoso Ivan proprio all'Isola delle Tentazioni. Ivan ha deciso di scegliere con il cuore, Sonia Pattarino. Sono pronto e se tu vuoi sarò il tuo fidanzato, ha così dichiarato Ivan Gonzalez, alla sua amata, in presenza di tutti gli invitati alla festa. I due protagonisti dello speciale di Canale 5 hanno sorpreso proprio tutti, in particolar modo la nonna di Gonzalez, con il quale Ivan è cresciuto. Non avendo una famiglia tradizionale, non ho ricevuto un'educazione sentimentale, per cui mi sono sempre imbattuto nella conoscenza di donne sbagliate per me, ha confidato ai microfoni di Uomini e Donne. Le dichiarazioni riportate nell'articolo possono essere ascoltate sul sito vitti.tv. Teresa piange e abbraccia Gianni Sperti. Nella puntata che ha visto Ivan Gonzalez giungere ad una scelta tra le sue due corteggiatrici, è apparsa nelle vesti di ospite alla festa anche Teresa Langella, l'unica ad aver ricevuto un no a Uomini e Donne. L'ormai ex tronista è apparsa in lacrime, in un abbraccio scambiato con Gianni Sperti, a cui la napoletana non ha nascosto che le sarebbe piaciuto essere al posto di Lorenzo Riccardi, quando Giulia Dionigi diceva sì all'ormai ex tronista. Teresa sembrerebbe soffrire ancora molto per via del rifiuto ricevuto dal Veneto, Andrea Dal Corso. Secondo le ultime anticipazioni su Uomini e Donne trapelate online, Andrea intenderebbe avere una seconda possibilità da parte di Teresa Langella.